No, ma tentavamo fare un giro noi, sabato. Allemand? Oui. E se le Bechstein, se è una delle migliori, no? Sotto la Steinway, Sì, sì, sotto la Steinway. Vedi che con la nostra organizzazione... Non avrei sperato... E tra l'altro il Bechstein è quello, uguale a quello che c'è al Caffè Progresso, che però quello è antico, che ho cercato di suonare stanotte, che ho anche sfiorato stanotte. Quindi sono stato esaudito nei miei, desideri, signor Metterhansen. Certo, sì, sì, questo freddo. Impallato è meglio. Se è impallato da lui stesso che suona è meglio, però se si vede... Posso mettere un po' di registratore attaccato al vagone basicarmo oppure per gli Quando facciamo il bianco lo facciamo tutti e lo facciamo su tutti e tre i film. Tre, sì. Due, tre, quattro. Sì. Tieni presente che poi ci dividiamo. Sì, però uno ce lo teniamo comune per tutti di questo. Addio. Che è? Calma, calma. Soprattutto... Calma anche perché... Ciao Pier, ti hanno messo dentro. Ilari. C'è un americano con 5 camere di cui una è in alta definizione. Ho fatto un giro nel quartiere di Città di. Sanno tutti dove andare, ma sono 40 minuti. Okay. Va bene. Ah, Claudio, tu mi senti? Va bene, passo. Allora io ho bisogno, Enzino, quanto ho ancora da fare? Perché ho bisogno che mi venga a piantare il palo di ferro piccolino per mettere la camerina. Buongiorno. Buongiorno.
Direttore, lì, buongiorno. Direttore della fotografia, grande direttore. Che lì è talmente piccola l'ottica, è una capocchia di spillo. No, io parlo... No, della paura mia che vada sopra la cosa di neve e sta sei giocata. No, non devono aver paura di svegliare, dovrebbero metterlo un po' più forte. Claudio! Claudio! Che atmosfera che c'è già! Vabbè! In zona vicino a te, invece noi abbiamo uno all'unità di crisi e un altro alle crisi. Intanto io comincio a vestire. Come abbiamo... No, perché serve la vite piccola. Okay, okay. Allora, l'usciano lo metto là nella chiesa, perché è uomo di chiesa. Il fonico. No, che tu hai portato quella sera quella bottiglia eccezionale. Le parole del 60, ti ricordi? Demolizione dello stabile di via Fratelli Garrone 73. Da un totale di domande, Pallento arrivi alla casa. Sei tu, penso che da là è bello. No, ci serve qua a Gennaro. Gennaro dove? Ho finito di scaricare. Aspetta. Ancora uno. Gennaro, mi senti? No, ti serve. Entro le ore 10 per l'operazione demolizione. Io ho potuto smentire con l'operazione, io mi trasferirei. Appena avete finito con l'operazione, ci sono i vigili se vuoi. Allora becco Franco e manda a fare le cose, però aspetta che dimmi più quante la cottura. Dimmi più quante la cottura. Appena fatto con la costura li mandiamo. Sì, ma guarda che. L'altra cosa, posso solo aggiungere una cosa. Le persone che vanno ad avvisare. Probabilmente incontreranno delle resistenze dicendo appartamento, spiegatemi che se adesso loro tengono aperto un po' di freddo entra, se non lo tengono aperto stanno la notte con le finestre rotte. Sì, è la
ha lasciato i vetri aperti, credo che ci vorrà ancora un quarto d'ora, 20 minuti, poi fra una ventina di minuti dovrebbe essere tutto. Allora siamo alle 10, la situazione è praticamente avvenuto, l'unico inconveniente, stiamo partendo tutti quanti di aprire per bene le finestre, altrimenti siamo morti, quindi qualche ritardo, che piccolo ritardo, ma la situazione è ovviamente in personale. In mondo, sì, facciamo un'altra alle 12, siamo ancora qua, se non lo fa qualcun altro, ma qui adesso dobbiamo buttare. Sì, ci sono inizi, però c'è anche il lavoro, infatti andiamo a chiamare questi qua, andiamo al furgone, vediamo la gente. Una macchina col permesso di aprire, questi sono deficienti. Allora, ma la macchina la stanno, però poi dopo quando roba. Il momento se ne vanno. Allora, il signore è autorizzato dal comune. Di qua. La gatta delle nevi. Poi successivamente parliamo un po' delle nevi. Now we're setting up seismographs around the site. Right. We'll monitor the ground vibration. Right. We'll monitor the air blast from the initial detonation and from the building collapsing. Right. We'll be able then to ascertain if they fall within the acceptable limits and the predicted range. And we'll use that combined with some of the video angles to show how the building fell as planned, or if it did not, what can be learned for the future. You think it will be a big blast? Yeah, it's very dangerous for the ears as well if we are very close to it or not. Yes, it will be very loud. Yeah. For people that are close. Right. The low cloud cover will make it more loud, a little bit more loud than usual. But perhaps it will lift by then. We're still 3 hours away, so maybe it'll lift a little bit. But either way, should be fine. Should be fine. Thank you very much. Sure. Bye. Diamogli una qua, ce l'abbiamo pieno qua, Lì la lasciamo senza operare. Sì, voglio la conferma da Ferrone. Non ce lo fanno mettere, ho già chiesto 27 volte. Tu hai il passo? Allora io vado con lui. L'inquadratore sono più larghi, perché ho fatto più lungo. Ok, controllo di tutti. Sulla mia no, di sicuro quella. Allora, 5. È pronta la cassetta nuova? Andiamo? Dai, andiamo. Dai. Ezio? Aspetta che mi passa questo le cose, dai. C'è la cassetta, Però è anche vero che io... Quanto tempo prima le accendiamo, Claudio? Il creatore del vento mostruoso. Un'ora ancora. No, ma magari se sono pronti prima cominciano prima, non è mica no, due e mezzo. Greca. Sì, l'avevo parlato. Sì, ma non lo sanno. Gli dicono. Ciao Ezio. Penso io il gatto, se succede qualcosa. Thank you.
sono loro, posso vedere. Vado giù con le macerie. Risorgimento è quello stato con l'Unità d'Italia del 1861. E questo è il mio... che c'era Cavour e Vittorio Emanuele II. Quello è stato il primo Risorgimento. Questo è il secondo Risorgimento fatto da un siciliano, Vittorio Valletta, con il gruppo Fiat. Con il gruppo Fiat. Il gruppo Fiat e Olivetti, tutti assieme, hanno rifatto... Praticamente dal 52 in avanti. Hanno rifatto il secondo Risorgimento, sempre fatto qua in Piemonte. Adesso dobbiamo fare il terzo Risorgimento. Sai perché? Dura. No, perché il Piemonte è stato estromesso dall'Italia. Il signor Berlusconi e il signor Ciampi non hanno messo un ministro piemontese. Cioè, il Piemonte non è rappresentato nel governo. Non c'è più la Fiat. No, la Fiat c'entra niente. No. Il Piemonte è sempre Piemonte. Un po' di potere. Ma la Fiat è quella che ha fatto... La Fiat imponeva qualche ministro. Adesso. La Fiat è quello che ha fatto il secondo Risorgimento. Penso ce l'abbia scritto. I 500.000. Giovanni! L'ultimo Thank you.